Hello Ryan, good morning, how are you? Ciao Ryan, buongiorno, come stai? Spero bene. Innanzitutto mi scuso se non ti ho mandato prima delle cose da fare d'inglese, ma ho dovuto lavorare un pochino sulla forma per come mandartele. Vediamo se con il video in questa maniera ti riesce. Se va bene così, continuiamo in questo modo. Oggi facciamo una cosa semplice, andiamo a ripassare i numeri da 1 a 20. Numbers from 1 to 20. L'abbiamo fatto in classe insieme, so che li sai. Guardiamoli un pochino insieme, ripetiamoli e poi ti mando degli esercizi da fare. Come prima cosa andiamo ad ascoltare i numeri da 1 a 10 e a ripeterli. Ripetili dopo aver ascoltato come sono pronunciati. Pronto? Are you ready? Sei pronto? Ok. Page 8. Listen, point and repeat. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ok, well done, va bene, ben fatto. Ora se vuoi puoi risentirli ancora una volta mandando indietro il video e provare anche ad indicare con il dito i numeri che vengono nominati. Per esempio, 1, io lo vedo qua, quindi lo indico. 1, 2, 3... 4 e così via. Tu puoi mettere in pausa il video ogni volta che ne hai bisogno. Se io parlo troppo veloce, lo metti in pausa e lo riascolti con più calma. Ora andiamo avanti. Ti faccio sentire una canzone per imparare a chiedere quanti anni hai in inglese. Quanti anni hai in inglese? Si dice, guarda qui dove c'è il puntino rosso, How old are you? How old are you? E la risposta è I'm 7. Questo bambino ha 7 anni, te se ne hai di più sarà la tua età. I'm 7. Oppure I'm 7 years old. Questa parte qui la vediamo dopo. Prima ti faccio ascoltare la canzone. Page 8. Listen, read, and sing. Happy birthday! How old are you? I'm 7. How old are you? I'm 1. I'm 2. I'm 3. I'm 4. I'm 5. I'm 6 years old. How old are you? I'm 7. I'm 8. I'm 9. I'm 10 years old. How old are you? How old are you? Okay, Raya. How old are you? Ok, dopo che mi hai risposto, io ti consiglio di rimandare un pochino il video indietro e riascoltare questa canzoncina. Se ce la fai, puoi anche cantarla, così impariamo a dire bene How old are you? E anche rispondere con gli anni che abbiamo. I'm 7 years old.
I'm 8 years old. Fatto questo, andiamo avanti. Ti volevo, ecco, far vedere in questa pagina How old are you? Questa è la frase per chiedere quanti anni hai. In inglese non significa proprio quanti anni hai, ma queste parole significano quanto vecchio sei. How vuol dire quanto, old vuol dire vecchio, are vuol dire sei e you vuol dire tu. Quindi per questo che nella risposta noi diciamo I'm 6 years old. Io sono 6 anni vecchio. In italiano risponderemmo dicendo io ho 6 anni con il verbo avere. In inglese invece dobbiamo utilizzare il verbo essere. Io sono 6 anni. Guarda, qui te lo segno meglio. I'm 6 years old. Ovviamente, se te non hai 6 anni, dovrai dire I'm, la tua età, years old. Se c'è qualche problema, mi puoi scrivere un messaggio e io te lo chiarisco. Ora, per fissare bene questo argomento, sentiamoci insieme un'altra canzone e poi ti dico cosa dobbiamo fare. Allora, siccome questo video non parte, andiamo avanti e poi te lo metto su YouTube e lo puoi vedere su YouTube. Quello che voglio fare ora, finora abbiamo fatto i numeri from 1 to 10, da 1 a 10. Ora fai la stessa cosa di prima con i numeri from 11 to 20, da 11 a 20. La stessa cosa di prima cosa vuol dire? Ascolto il numero che viene pronunciato, guardo in questo disegno dove è il numero e provo a ripeterlo. Facciamo un esempio: il primo numero che verrà detto sarà 11. Io vado a cercare il numero 11, guardo il numero, guardo come è scritto e lo pronuncio come lo dice la voce. 11. Questo lo fai per tutti i numeri che si vedono qui sopra. Sei pronto? Ok. Let's go, iniziamo. Page 10. Listen, point and repeat. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Ok. Quello che è importante fare attenzione in questi numeri è, te li segno con l'evidenziatore, scusa un secondino, eccolo, i numeri 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, che finiscono con questo suono teen, in realtà, vedi, sono scritti con T, E, E, N. Questo T, E, E, N, scriviamolo qui, T, E, E,
così è scritto e letto in italiano, queste due e in inglese si leggono, quando sono insieme in questa maniera, come se fossero una i. Quindi si pronuncia teen. Ecco perché abbiamo 13, 14, 15, eccetera, eccetera. Ok, andiamo avanti. Ora tocca a te. Prendi il quaderno a pagina nuova e scrivi in alto il titolo. Il titolo è Numbers from 1 to 20. Ti faccio vedere, io l'ho scritto anche qui in alto. Ecco, Numbers from 1 to 20. Una volta scritto il titolo, dividi la pagina del quaderno in due colonne. Va bene con una matita, puoi fare il segno. Poi, sulla colonna di sinistra, scriverai i numeri in cifra da 1 a 10, 1, 2, 3, e a fianco come si scrivono in inglese, 1, 2, sulla colonna di destra i numeri che vanno da 11 a 20 e a fianco li scrivi in inglese, 11, 12. Ti puoi aiutare con il video, con il libro, con il quaderno, perché questi numeri li avevamo fatti insieme a scuola. Ok, per oggi è tutto. Ti mando insieme a questo video il video da vedere su YouTube per imparare a dire how old are you e due schede da fare. Puoi ricopiarle sul quaderno e farle sul quaderno oppure farle direttamente sul computer. Se c'è qualsiasi problema mi scrivi e me lo fai sapere. Per ora ti saluto, see you soon, ci vediamo presto, bye bye. Ciao ciao!